È ufficiale che ESA ha comunicato che tu sarai il prossimo astronauta a volare, vero? Sono il prossimo in lista perché i prossimi astronauti saranno Paolo a metà di quest'anno, poi ci sarà Alex Gers l'anno prossimo, dopodiché sarò il prossimo a volare. Questo è confermato, sì. Quindi è ragionevole pensare che nel 2019 ti rivedremo tra le stelle. Sperando che tutto vada bene, che l'addestramento vada in porto e che tutto sia lì correttamente, sì. Quali sono le tue sensazioni? Sicuramente è molto diverso dalla prima assegnazione. Sono sicuramente contento, aspetto di vedere quale sarà il mio ruolo, quale sarà la missione, quale sarà il resto del equipaggio. Però è diverso nel senso che la prima volta si ha un po' la sensazione che tutto ruoti intorno a te, nel senso che sei stato selezionato, ti sei addestrato vari mesi, più di un anno nella fase basica che ti ha dichiarato astronauta, poi comincia un addestramento specifico di missione e tutto ruota intorno a te, nel senso che è un po' il coronamento di un sogno, il coronamento per molti noi di una vita di lavoro, per cui è intensissima come sensazione, anche come cambiamento, come stile di vita. La seconda volta, sebbene ci sia sicuramente la soddisfazione della prospettiva di un nuovo volo, perché è sempre meglio avere un nuovo volo davanti, però la mia sensazione stavolta è quella, che la missione sarà rivolta verso l'esterno, quindi non sarà così interiorizzata come la prima volta, ma da parte mia c'è la volontà, sicuramente ci sarà la volontà di dare il massimo al resto dell'equipaggio, nel senso andare in volo come veterano per me significa utilizzare la mia esperienza per il programma, per fare in modo che il programma possa ottenere il massimo da un punto di vista di ritorno, di efficienza, di capacità. Se nel primo volo ho ricevuto tantissimo dai miei colleghi che avevano già volato, quindi dai colleghi veterani, e questa volta questo ruolo sarà invertito, nel senso che spero di volare con astronauti che non hanno ancora l'esperienza della società internazionale e magari di poter restituire quanto ho ricevuto io nel primo Quali sono i passi formali, se vuoi, burocratici che mancano alla tua assegnazione a una data? volo. Allora, ce ne sono alcuni formali, alcuni pratici. Per quanto riguarda l'assegnazione vera e propria, esiste un pannello che si chiama MCOP, è una sigla. Questo pannello è formato dalle cinque agenzie partecipanti alla Stazione Spaziale Internazionale, è quella che ufficialmente, formalmente assegna gli equipaggi alle varie missioni. Questo pannello è in corso in questo momento, per cui anch'io aspetto di avere notizie sulla formalità di assegnazione, sul numero di missione, sul resto dell'equipaggio e così via. L'altro aspetto un po' più pratico, che non è formale ma è veramente effettivo, riguarda il veicolo con il quale si volerà, perché nel 2019 c'è al momento non confusione, ma c'è un sovrapporsi di differenti possibilità, perché la Soyuz sicuramente continuerà a volare, è previsto da parte di Roscosmos Energia di continuare a costruire le Soyuz, l'evoluzione delle Soyuz, ma al contempo si pensa che nel 2019 ci saranno i primi voli sperimentali e poi forse anche operativi di quelli che si chiamano USCV, ovvero United States Commercial Vehicle, quelli forniti dalla Boeing e da SpaceX. Se uno di questi voli sarà già operativo nel 2019, è pensabile che la mia missione vada a ricadere all'interno di uno di questi veicoli. Ma tutto questo è ancora da determinarsi e mancano ancora almeno 2 anni e mezzo
al lancio, per cui è veramente troppo presto per sapere su che velivolo andrò e spero ben presto di sapere almeno quale sarà la composizione dell'equipaggio, ma comunque è davvero molto bello. Come pilota sperimentale aeronautica, come prenderesti l'idea di volare su un veicolo commerciale? Beh, diciamo che ci sono due aspetti da considerare. Sicuramente volare su una macchina nuova è sempre interessante. Ha il fascino di un nuovo veicolo, di una nuova macchina è innegabile. Però come pilota, soprattutto come pilota sperimentatore dell'aeronautica, preferirei sicuramente avere un ruolo attivo, perché se la nuova macchina ha un equipaggio attivo, ovvero comandante e pilota esclusivamente americano, beh, in quel senso forse sarebbe allora meglio utilizzare le mie capacità, la mia esperienza come pilota, anche se in un nuovo modello della Soyuz, visto che comunque ogni volo è un volo sperimentale. Le macchine, ogni astronave è costruita. Così per la prima volta non sono rinnovabili, per cui ogni navetta è sempre diversa. Per cui l'esperienza ricevuta non si perde, si utilizza per utilizzare una nuova macchina. Allora, in quel caso preferirei sicuramente avere un ruolo attivo in una macchina che conosco, piuttosto che avere un ruolo passivo in una macchina nuova. Puoi raccontarci quali sono il percorso standard di arrivo alla missione per quanto riguarda i tuoi training o i training di un astronauta? Allora, innanzitutto dipende se si vola per la prima volta o se si è già dei veterani. Per quanto riguarda un astronauta che viene assegnato per la prima volta a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, i passaggi sono vari. Inizialmente bisogna qualificarsi come astronauta, quindi dopo la selezione c'è il periodo di addestramento basico, quello che ti dà la qualifica di astronauta. E da quel momento in poi un astronauta è assegnabile a una missione, ovvero è considerato professionalmente pronto ad essere assegnato. Nel momento dell'assegnazione inizia l'addestramento specifico di missione. In generale, l'addestramento specifico dipende dal ruolo che si avrà sull'astronave che ti porta a bordo della stazione e sul ruolo che avrai a bordo della stazione. Per quanto riguarda l'astronave, in questo momento ci sono soltanto utilizzabili le Soyuz, quindi i comandanti sono sempre russi, per cui per un astronauta non russo il ruolo può essere o di pilota, detto anche flight engineer number one, ingegnere di bordo 1, o di passeggero, flight engineer numero 2. Il pilota, quindi quello che coadiuva il comandante della navetta e che vola sul posto sinistro della Soyuz, ha un addestramento un po' più lungo perché deve parlare perfettamente la lingua russa e deve addestrarsi a conoscere perfettamente tutti i sistemi della Soyuz e a sostituire il pilota, il comandante, in caso di emergenza. Per cui la parte più grossa, la differenza più grossa tra il numero 2 e il numero 1 è proprio questo delta di addestramento che serve per essere il pilota di solito. Dopodiché l'addestramento generico riguarda la parte robotica della Stazione Spaziale Internazionale, tutti gli astronauti devono essere qualificati per puntare il lancio robotico, e l'addestramento attività extraveicolare. Gli astronauti devono essere qualificati a poter fare un'attività extraveicolare anche in caso di emergenza. E poi, chiaramente, tutto quello che riguarda la Stazione Spaziale Internazionale, quindi manutenzione e scienza. Nel momento in cui all'interno di una missione viene identificata anche un'attività extraveicolare, chi dovrà svolgere l'attività extraveicolare, se possibile, verrà addestrato anche a quell'addestramento specifico in modo da trovarsi poi in orbita più preparato al volo della testa. In generale, questo è quello che succede. Per la parte invece degli esperimenti, tutto avviene in maniera abbastanza condensata negli ultimi 8 mesi, perché chiaramente nell'ultima fase dell'addestramento si ha un'idea molto più chiara di quali saranno gli esperimenti a bordo della missione, e tra l'altro vogliamo essere sicuri che
gli astronauti abbiano una memoria abbastanza recente dell'addestramento ricevuto prima di andare in orbita. Wow. Come ha preso la tua famiglia questa nuova assegnazione? E al momento sembra quasi che non sia ancora avvenuto nulla, perché di fatto non è avvenuto nulla. Non ho iniziato l'addestramento, è un po', è ancora un'idea che non si è concretizzata. Credo che le reazioni più vere saranno quando poi ci sarà un reclutaggio e inizierà l'addestramento. Chiaramente siamo tutti contenti, siamo contenti per me, è il mio lavoro. È chiaro che per me è sempre la realizzazione di quello che poi è il punto cruciale del mio lavoro, ovvero andare in orbita. Ma l'idea che il mio lavoro a terra sia altrettanto importante è chiara per tutti, ed è stata compresa sia dalla mia famiglia stesso, persino dalle mie figlie, che nonostante la loro giovanissima età hanno capito bene, vedendomi impegnatissimo nel mio lavoro a terra, quanto ci sia da fare a terra per poter mandare i colleghi in volo. Tipo il Capcom. L'esperienza di Capcom, sicuramente l'esperienza di Ground IB per le attività extraveicolari è stata forse quella che in un certo senso mi ha svelato la complessità e quanto lavoro ci sia dietro un'attività extraveicolare. A parte la soddisfazione di lavorare direttamente con i colleghi e con gli amici che si trovavano in orbita durante l'attività extraveicolare, per me c'è stato veramente un enorme ritorno di esperienza nel lavorare con gli ingegneri e con tutti coloro che a terra, dietro le quinte, lavorano costantemente per permettere alla stazione di andare avanti e di fare manutenzione durante l'attività extraveicolare. Un'esperienza veramente, veramente costruttiva e formativa. Quindi saresti nuovamente pronto sia da terra che tra le stelle a rifare un'altra Eva. Ah, questo non ci sono dubbi, questa è esperienza che non si perde. L'attività extraveicolare per rischio, impegno richiesto e anche in un certo senso difficoltà è una delle attività più prestigiose nel campo astronautico, per cui sicuramente io ero pronto anche il giorno dopo la mia seconda attività extraveicolare a tornare fuori. Poi a seguire la Terra è stata un'altra esperienza che mi ha ancora di più fatto apprezzare il mondo dell'attività extraveicolare, per cui sicuramente sarei pronto e ben volenteroso di fare un'attività extraveicolare, o due, o tre, o quattro. Luca, grazie.